Ciao a tutti, benvenuti nel 38esimo episodio della serie di Old School RuneScape. Oggi facciamo una quest rapida. La quest che andremo a fare oggi è una quest molto breve, ma che ci permetterà di sbloccare un equipaggiamento molto utile, ossia Dwarf Cannon. Non ci sono requirements, mi sono preparato con il mio Graceful Set e un martello. Prima di iniziare la quest vi voglio mostrare i level up che ho fatto. Ho livellato Defense, Agility e come potete vedere ho anche ottenuto un altro pezzo del Graceful Set, il torso. Inoltre ho aperto anche due casket. Ma la novità più grande probabilmente, come avrete visto, è l'interfaccia che è cambiata. L'ho resa un po' più larga perché io personalmente la preferisco di più così. Con più spazio vedo meglio. E niente, direi di cominciare subito a dirigerci in questo luogo qua sopra. Eccoci qua, possiamo iniziare la quest parlando con il capitano Laugoff. Dice che lui è il capitano della Guardia Nera, un gruppo di soldati nanici che ci sta invitando nel suo regiment. Accettiamo. Dice che i goblin li stanno attaccando da sud. Dobbiamo cercare di sistemare le ringhiere. E ci dà 6 pezzi di ringhiera, dobbiamo sistemarla. Ok, abbiamo riparato tutte le ringhiere. Parliamo col capitano. Ok, adesso ci ha inviato in una missione di ricognizione. Dobbiamo andare qua, in questa torre, a vedere che fine hanno fatto gli gnomi. Mi sa che è morto. I goblin hanno preso possesso della torre. E hanno ucciso i nani che si trovavano lì sopra. Ok, dobbiamo trovare adesso il nascondiglio dei goblin. Dobbiamo salvare un nano che hanno catturato. Ecco la grotta dei goblin, entriamo. Ora cerchiamo il nano scomparso. Ok, troviamo il nano bambino. Possiamo tornare dal capitano.
Ok, ci chiede un altro favore. Dice che i goblin hanno sabotato il cannone. Ok, dice dobbiamo cercare di aggiustarlo. Ok, l'abbiamo sistemato. Diciamolo al capitano. Ok, vuole che facciamo un'altra cosa. Dobbiamo andare alla base delle guardie nere e capire quali sono le munizioni utilizzate dal cannone. Eccoci al campo della guardia nera, cerchiamo adesso l'NPC. Ok, ci ha dato lo stampo per costruire le palle di cannone che serviranno per il Dwarf Multicannon. Possiamo tornare indietro. Ok, diamo le palle di cannone al capitano. E completiamo la quest, ci dà un punto quest, 750 crafting XP, e adesso abbiamo la possibilità di utilizzare un Dwarf Multicannon. Non ci regala un multicannon perché il costo è veramente elevato. Il costo si aggira intorno ai 750.000 GP, che è tantissimo. Quindi per il momento non lo compreremo. Adesso per la parte rimanente del video volevo livellare un po' farming. Farming ci servirà nella quest Fairy Tail 2 e è consigliata anche nella quest Fairy Tail 1. Questa serie di quest la voglio completare per sbloccare finalmente i Fairy Ring, come avevo detto negli scorsi video. E un'altra quest che mi sono posto di fare è questa qua, quella che segue a Biohazard, ossia Underground Pass. Ok, per cominciare a livellare un po' farming mi sono recato qua a Caterby. Infatti qua c'è una zona in cui possiamo piantare varie piante, c'è anche un farming shop qua in cui possiamo comprare i vari strumenti che ci serviranno. Io nel dubbio compro ogni cosa. Chiediamo dei consigli sul farming. Ok, dice di parlare con un gardener. Credo sia questo NPC qua. Ok, ho deciso che ci rinuncio, sì lo so, non ci capisco un cazzo leggendo la wiki. Farò i primi livelli facendo quest e niente, scialla. Appena ho qualche livello e posso piantare qualcosa, lo farò. Ok, per aggiungere content al video ho ottenuto due Easy Casket che apriremo adesso nella speranza di ottenere qualcosa che probabilmente non otterremo. Bob's Black Shirt, oh mio Dio. E Black Dagger. Due oggetti rari in un... Che culo! Not bad, not bad. Easy, ragazzi. Apriamo quest'altro. Ok, non abbiamo trovato un cazzo. Va bene, non ci si lamenta, non ci si lamenta. Buono, buono. Ok, prima di concludere l'episodio, per renderlo un pochino più lungo, visto che oggi, 22 giugno, è uscito l'evento del Pride Month, sì, lo so, non è niente di che, sapete cosa ne penso al riguardo, andremo a fare l'evento per ottenere un po' di decorazioni, un po' di fashionscape. Ok, il Pride Event è lì, andiamo subito. Parliamo con Gilbert, grande Gilbert. Ok, vuole che prendiamo dei semi di fiori colorati per colorare il campo. Il luogo in cui possiamo comprare questi semi, da quanto ho capito, si trova nell'Essence Mine. Credo.
Il luogo è dove trasformi l'essenza nel potere del corpo. Quindi credo sia l'altare in cui fai le body rune. Tipo questo qua. Proprio qua accanto. Ecco. Wolf. Lupo. Urri dal c***o. Parlami. Ok, andiamo a vedere. Il terzo trader, chissà come sarà vestito. Possibile sia questo con i capelli colorati? Molto probabile. Ok, coppia di Fiofino. Ok, allora. Lesbiche. E fiore. Ok. Quality content right here. Prendiamo lo gnomo. Bisessuale, omosessuale. Ok. Ora farà la magia. Ok. Let's go! Fashion scape. Mamma mia, che figo. Teniamo anche questa Sharp del 2017. Rarissima. Not bad. Adesso possiamo chiudere l'episodio per davvero. Ok, direi che per questo video è tutto. Nel prossimo episodio faremo probabilmente la quest Fairy Tail Part 1. Probabilmente sarà venuto un video abbastanza breve rispetto agli altri, ma tranquilli che ce ne sarà sempre un altro. Quindi niente, ci rivediamo al prossimo episodio. Bella!